su, organizza, su. Su, ma. Vai. Buonasera a tutti. Io sono Paolo Tria, segretario della sezione, per chi non mi dovesse conoscere. Faccio solo due parole introduttive. Innanzitutto ringrazio tutti stasera per la vostra presenza, per l'inaugurazione di questa sede. Io faccio solo due parole introduttive e poi lascio la parola agli ospiti qua in sala. Allora, ricomincerei con il senatore Cesare Chiasso, che è il nostro segretario provinciale, Claudio Leone, che è il nostro consigliere regionale della sezione di Rivarolo, l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, parlamentare, che si attiva sul territorio in maniera che sembra siano tutti quantitati. Grazie. E l'onorevole Riccardo Molinari, nostro segretario nazionale, capogruppo della Lega alla Camera, che stasera ci onora della sua presenza. Vedete, è proprio Riccardo che volevo rivolgere un pensiero. Vedete, Riccardo, questa è una sezione viva, piena di giovani, sempre presenti, sempre attivi. Se oggi facciamo questo è perché comunque c'è stato un percorso noi abbiamo nella Rivarolo lo dobbiamo questo a dei fondatori, a dei soci fondatori storici della Lega, quindi va il mio ringraziamento, perché oggi se siamo qui tutti dobbiamo dire grazie a loro. Ecco, io adesso passerei la parola a Claudio e poi l'ultimo che interviene, se mi passa il microfono, perché dovrei dare una comunicazione. Grazie Paolo. Ma innanzitutto un grazie va sicuramente anche il nostro segretario Paolo Fria, che lui è sempre il nostro perno portante, lui è sempre presente, come io dico sempre, onnipresente. Quando c'è qualche problema, Paolo c'è. Ma io voglio fare un passo indietro, ovviamente mi unisco ai ringraziamenti, ai saluti di tutti voi, ma il primo ringraziamento va alla Lega, perché se oggi siamo qua per la Lega, siamo qua per l'immenso lavoro fatto da Matteo Salvini, da Riccardo Molinari, da tutti i nostri parlamentari, a scendere dalla Regione, dai comuni. Ecco, proprio su questa parte vorrei concentrare una piccola parte di questo intervento. Un ringraziamento. Non funziona più. È il bello della diretta. Proprio ringraziando e spronando quelli che sono i nostri amministratori comunali, i nostri amministratori vicino a noi, a dire: noi siamo della Lega, noi siamo la Lega. La Lega, uno dei nostri obiettivi che ci siamo prefissati nella nostra sezione sono 12 comuni. In 12 comuni vogliamo mettere 12 bandierine, possibilmente in maggioranza, vogliamo mettere 12 bandierine che parlano il linguaggio della Lega, che dicono quello che i nostri parlamentari fanno a Roma, quello che noi facciamo in regione. Tra l'altro mi sono dimenticato, chiedo scusa, di salutare e di ringraziare anche i miei colleghi consiglieri regionali, vedo Mauro Fava, vedo Andrea Cane, ho visto prima Gianluca Gavazza, che lo rivedo, e ringrazio anche loro. Ma proprio su questo dico ai nostri sindaci, ai nostri amministratori, dobbiamo avere il coraggio di uscire, cosa che ho visto un po' meno negli ultimi periodi, e su questo la presenza di una sezione fisica deve servire anche quello, a spronare quelli che amministrano con un po' di così, stando un po' in sordina, un po' nascosti. No, noi dobbiamo avere il coraggio
dobbiamo dire noi siamo amministratori targati Lega Salvini, perché i risultati che abbiamo portato, arrivare a oltre il 20%, ad essere il primo partito a livello piemontese senza dubbio, ce lo dobbiamo marcare, ce lo dobbiamo fare nostro, è una cosa nostra, è una cosa su cui noi dobbiamo andare orgogliosi, su cui i nostri amministratori che amministrano i nostri comuni devono dirlo con orgoglio. Noi siamo la Lega, non ci dobbiamo nascondere, non dobbiamo dire va bene la lista civica, ma noi rappresentiamo la Lega. Ecco, questo proprio per dire noi vogliamo in queste 12 comuni, ce ne manca veramente pochi, perché come ha detto prima Paolo, noi negli anni abbiamo seminato, chi mi ha preceduto, Vito Capocefalo, la buonanima del papà di Roberto, Salvatore Intravartolo, hanno posto le basi per poterci permettere oggi di essere qua a riempire una sezione, a riempire di orgoglio la nostra Rivarolo. La Rivarolo che purtroppo nell'ultimo periodo ci è mancato di essere là, di essere a Palazzo Lomellini. Ecco, questo deve essere un altro degli obiettivi, i comuni importanti, ce li dobbiamo andare a prendere, dobbiamo credere, dobbiamo lottare fino all'ultimo, dobbiamo andare a cercare l'ultimo consenso per poter amministrare, per poter portare con dignità e con orgoglio la voce della Lega nei comuni. Un'altra cosa, e poi cerco di tacermi perché mi ero ripromesso di fare veramente un intervento piccolo, corto, perché già vi tengo tutte le settimane con gli interventi nostri parlando di quello che si fa in regione, di quello che i nostri parlamentari fanno a Roma, proprio per poter lasciare spazio ai nostri parlamentari a Roma di dirci una volta di più quello che fanno loro. Ma questo passaggio è importante. Noi dove siamo? A Roma, in regione, amministriamo per il territorio. Cioè noi dobbiamo dire, vedo molti amministratori locali, vedo sindaci, vedo consiglieri comunali, la Lega in regione sta portando risultati specialmente per questo territorio, per un territorio marginale, non è più Torino centrica che le risorse il Partito Democratico le dirottava sull'ambientalismo, sull'eccesso di ambientalismo per fare niente, per pettinare le bambole. Noi abbiamo dirottato insieme ai miei colleghi consiglieri regionali delle risorse importanti sui territori montani. Io vedo con orgoglio città, asfalti fatti. Sono stato qualche giorno fa a Barbania, un intervento interamente finanziato dalla Regione Piemonte per mettere in sicurezza una frazione. Cioè se c'era una nuova piena rischiavamo di piangere i morti. Con l'intervento della Regione Piemonte abbiamo messo in sicurezza un fiume. C'era la mia detta stampa, c'era la Giorgia Zigante con cui abbiamo incontrato gli amministratori che ci hanno detto grazie. Ma questo grazie è un grazie che ha una storicità, ha un percorso, ed è un percorso targato interamente Lega. Pertanto, veramente con il cuore in mano, io vedo che c'è qua l'amico Viola, ci sono amministratori che vanno al voto. Dobbiamo andare con dignità, con decoro e con orgoglio a dire noi siamo la Lega sul territorio, perché noi ci siamo. Grazie, scusate se mi sono arrivato. Amico onorevole Alessandro Gigliovici. Grazie. Va bene. Allora. Grazie Clau. Avete parlato senza mascherina voi? Sì. Bene, allora grazie Claudio, grazie a tutti. Il primo grazie oggi va di sicuro alla dirigenza e i militanti della sezione di Rivarolo per l'apertura di questa sede, che però, come ha già detto Claudio, è la punta dell'iceberg di un lavoro fatto nel tempo, un lavoro fatto su questo territorio, un lavoro fatto anche tutti insieme come militanti, di sicuro come provincia del Canavese, di sicuro grazie al segretario Paolo Fria, grazie al nostro consigliere comunale, e quindi un grazie per tutto quello che avete fatto e per tutto quello che state facendo. E contestualmente, visto che siamo impegnati in una importantissima, vitale, ma assolutamente difficilissima anche dal punto di vista tecnico, quindi anche un grazie per tutto quello che state, che stiamo facendo, perché i gazebo ininterrotti e anche la mole di lavoro anche tecnico che si sta facendo è veramente qualcosa di impressionante. Io sto cercando nel mio piccolo di girarne
il più possibile, sto cercando di fare il mio ruolo di certificatore dove sono chiamato a fare e di sicuro questo territorio darà un contributo assolutamente importante. Io ringrazio anche Riccardo di essere qui presente questa sera, ci omaggia e ci onora di sicuro della sua presenza. Io vedo il lavoro che sta facendo Riccardo sia ovviamente sul territorio piemontese, ma lo vedo anche in quel di Roma, anche in questi momenti che sono momenti, se vogliamo, più difficili per la politica, sono momenti più complicati per la politica. Io anche proprio logisticamente lo vedo, perché in quella che è la geografia dell'aula sono seduto sopra di lui, in quello che una volta veniva chiamata la piccionaia, ma mi ha sbattuto lì sopra, non in mezzo, non sto scherzando, e quindi vedo anche quello che fisicamente fa nell'aula e i vari movimenti, e certe volte anche all'interno del nostro partito dobbiamo anche dircelo, far quadrare tutte le anime dello stesso, di questa nostra grande comunità, che giustamente certe volte dibatte, che è una cosa sana dibattere anche al nostro interno su quelli che sono i temi. Ecco, io ho anche l'onore di vedere Riccardo lavorare fisicamente dal vivo per far quadrare tutte quelle che sono le varie anime del partito, per trovare la quadra e per avere poi quella che è una linea all'interno dell'aula, che poi è quello che il paese vede più di altre cose. E quindi grazie Riccardo per tutto quello che stai facendo per il Piemonte, per il partito e oggi mi permetto anche di dirlo per il paese tutto, perché il tuo impegno oggi è di sicuro anche per il paese tutto. E quindi grazie e spero che, diciamo così, tutto questo lavoro, tutto questo impegno porti poi anche, come dire, dei frutti nel proseguo della vita politica del partito e di sicuro della vita sociale del paese. E quindi siamo qua per inaugurare questa sede e è bello che Claudio parla di amministratori, perché questo territorio ha una voglia anche di amministratori della Lega, perché dove stiamo governando stiamo dimostrando che stiamo facendo un buon e bel lavoro, dove siamo all'opposizione dimostriamo di fare una opposizione gagliarda, importante, mai polemica, una opposizione che va a non contestare qualsiasi cosa. Nei momenti più delicati dello scorso anno abbiamo saputo recitare bene la nostra parte per il territorio e per i cittadini, anche in maggioranza e anche nei posti dove siamo in opposizione. I nostri amministratori hanno fatto veramente tantissimo, qui ne abbiamo anche diversi, dai nostri consiglieri regionali, Fava, Gavazza, Andrea Cane, che è anche il segretario regionale degli enti locali, De Santis, che all'interno dell'UNCEM, il vicepresidente regionale dell'UNCEM, Roberto ovviamente in amministrazione qui a Rivarolo, c'erano anche diversi sindaci, vedevo prima Rocca Canavese e via dicendo, e diversi consiglieri comunali. E quindi il nostro territorio, il nostro Canavese ha ancora tanta fame di amministratori della Lega. Quindi l'appello che faccio oggi a chiudere è tutti quanti da domani di nuovo sotto i gazebo per raccogliere le firme per una giustizia più giusta e soprattutto sotto i gazebo per le amministrative. Seguiamo queste nostre liste che abbiamo fatto sul territorio, seguiamo i nostri candidati all'interno delle singole liste, perché dove poi andiamo a governare, andiamo a stare in amministrazione, siamo anche capaci di fare quella roba lì e la gente ce lo riconosce. Grazie a tutti,
Grazie Claudio, grazie Paolo, grazie Roberto, la sezione di Signore. Grazie, si sente? Sì. Grazie. Allora, per me è un piacere e un onore essere qua stasera all'inaugurazione della sezione di Rivarola. Partirei con dei ringraziamenti, e il ringraziamento particolare va proprio a tutta la sezione di Rivarolo. Non faccio dei nomi perché sicuramente ne dimenticherei qualcuno e farei brutta figura e forse li offenderei anche. Per cui un grande grazie a tutta la sezione di Rivarolo e un applauso soprattutto a voi. Alessandro che è qua con noi, ringrazio i quattro consiglieri regionali che sono qua con noi e un ringraziamento particolare va al nostro, ne avrebbe tanti titoli, segretario del Piemonte, capogruppo alla Camera, però per me Riccardo è l'amico Riccardo e lo voglio ringraziare proprio come amico. E se lui è qua questa sera, nonostante tutti i suoi impegni in campagna elettorale, poi partirà di qui veloce, andrà a Novara, se è qua dimostra veramente la vicinanza che ha Riccardo verso di noi. E io per questo lo ringrazio, però sappilo Riccardo che anche noi abbiamo molta riconoscenza verso di te. Grazie. Quindi il canavese, quando sei in canavese, è casa tua. Grazie. Io... Io non mi dilungherò nella parte politica, che forse qualcosa ci dirà Riccardo, come ha fatto ieri sera a Torino, che è stata veramente una serata, nonostante oggi i giornali dicessero che non è andata bene, per me è stata una serata speciale. E sicuramente a Torino, questa volta veramente non giocheremo solo per partecipare, come diceva De Coubertin, ma cercheremo di giocare per vincere la partita. Come vi dico, io faccio solo più la parte un po' più degli appuntamenti che abbiamo qua in zona. Ricordo che dobbiamo continuare a fare i gazebi sulla giustizia. A luglio siamo andati molto bene, ad agosto è stato un po' più difficile, perché io ho anche partecipato diverse volte alla raccolta delle firme come autenticatore e vi dico, ad agosto era veramente difficile fare i gazebi, cioè perché andavi in mercati, ti ritrovavi a raccogliere 5-6 firme perché poi la gente non c'era e diventava difficile. Però l'impegno ce l'abbiamo messo, dobbiamo metterlo ancora a settembre-ottobre per portare a casa questa cosa veramente importante, una giustizia più giusta. Adesso non mi dilungo di più, lascio la parola a Riccardo e vi ringrazio ancora a tutti per la bella serata. Bene, buonasera a tutti, grazie e ringrazio Paolo per l'invito, ringrazio Claudio, Cesare, Alessandro, tutti gli amici della sezione di Rivarolo, gli amici del Canavese, i consiglieri regionali presenti. Ma diciamo che quando Cesare diceva Riccardo è venuto a Rivarolo, quindi vuol dire che è affezionato al Canavese, per me è un dovere essere qua, è un piacere ma è anche un dovere, perché è un momento importante ogni qualvolta si riapre una sede del partito. Che vedete, questa è una sede che esisteva, che è stata chiusa anni fa, è stata chiusa in un momento in cui il partito viveva una fase molto difficile dal punto di vista politico, dal punto di vista anche economico, e il fatto che in queste settimane, ieri ne abbiamo inaugurata una in pieno centro a Torino, che sarà la nuova sede del partito a livello regionale, a livello cittadino e provinciale di Torino, oggi ne inauguriamo una qui in Canavese a Rivarolo, sono il segno, queste inaugurazioni, del fatto che la rinascita della Lega, la quantità di amministratori che abbiamo eletto, la quantità di parlamentari e consiglieri regionali non ci ha staccato da quello che è il nostro core business, da quella che è la nostra identità. Perché il nostro core business, la nostra identità è sempre quella del contatto col territorio. La sede serve a questo, serve una politica intesa come presenza, serve una politica intesa come rapporto umano, serve una politica che sicuramente non rifiuta le nuove tecnologie, perché le nuove tecnologie, i social, i media, le televisioni, le radio sono sicuramente importanti, ma la Lega è forte perché ha idee forti e perché è qualcosa di diverso, perché la Lega è l'ultimo partito che è rimasto in Italia e noi siamo orgogliosamente partito, e ogni qualvolta qualcuno parla di partiti liquidi, strutture leggere, di dibattiti che possono fare sulla rete, camere virtuali, a me si storce un po' di questa grande cosa, la nostra porta
forza essere presenti in carne ed ossa ed essere presenti piazza per piazza, e siamo rimasti gli unici così. Certo, sicuramente se abbiamo avuto un vantaggio che ci permette di riaprire le sedi, cioè il fatto di avere tanti eletti che contribuiscono alle finanze del partito, perché ricordiamoci che se possiamo aprire le sedi è perché la Lega in Piemonte, come nel resto d'Italia, si mantiene grazie ai versamenti volontari dei nostri eletti, quindi c'è questo dato positivo che ci permette di aprire nuove sedi. Abbiamo i militanti che le tengono aperte, che ci lavorano, che hanno voglia di trovarsi, ma allo stesso tempo abbiamo vissuto anche una fase negativa per noi, perché è innegabile che la pandemia, che di fatto ha limitato la possibilità di fare riunioni, che di fatto limita la possibilità di fare eventi pubblici, che per quasi, da quasi due anni in qualche modo ci tiene distanti, insomma, se non in rare occasioni, per noi sicuramente è stato un danno. E quindi sicuramente il fatto di non essere più potuti essere presenti, non averci più potuto parlare direttamente, non esserci potuti più incontrare, un danno alla Lega l'ha fatto, perché noi siamo una cosa diversa, perché noi viviamo di questo, viviamo di contatto. La speranza è che usciti dalla pandemia si possa tornare alla normalità, si possa tornare ad affollare le nostre sedi, a parlare, a fare gli interventi, a fare dibattiti, a rifare le assemblee dei militanti, quelle cose che ci mancano molto anche per confrontarci, per elaborare la linea politica, anche per un motivo di socialità, perché alla fine il bello della grande famiglia della Lega è che oltre a essere persone che condividono un progetto politico-amministrativo siamo anche un gruppo di amici, quindi fondamentalmente c'è il piacere di stare insieme perché ci si vuole bene e perché si condivide insieme un percorso. E visto che un po' che non ci vediamo per questo motivo, per il fatto che per le varie restrizioni, i vari lockdown, le varie chiusure, siamo stati forzatamente distanti, questa è anche un'occasione magari per fare qualche riflessione, dare qualche spiegazione su quelle che sono state le scelte politiche del movimento negli ultimi mesi, perché negli ultimi mesi sono cambiate tante cose. Le ultime volte che ci siamo visti eravamo all'opposizione di un governo che era il governo PD 5 Stelle, avevamo un presidente del consiglio che era lo stesso che prima aveva appoggiato tutti i nostri provvedimenti, salvo poi rimangiarseli semplicemente per stare in carreggiata, e avevamo fondamentalmente una squadra che stava gestendo la più grande emergenza che il nostro paese ricordi dal dopoguerra in maniera completamente approssimativa, che era l'emergenza del Covid. Eravamo indietro sulle vaccinazioni, eravamo indietro sui ristori alle aziende, non c'era una visione per affrontare i temi sociali, per la cassa integrazione, per la tutela dei lavoratori, per la tutela delle aziende stesse, soprattutto quelle aziende che purtroppo si sono trovate in grande difficoltà. E quando c'è stata la crisi di governo si è aperta un'opportunità e una scelta che il partito ha dovuto fare. Vedete, a volte parlando con i militanti, anche facendo la campagna elettorale, capita di trovare qualcuno che dice: sì, ma che cosa ci state a fare voi al governo con Draghi, che non potete fare tutto quello che volete? Sicuramente è vero, però vedete, nell'intervento che ha fatto prima Claudio, quando spiegava i risultati ottenuti in regione, o quando spiegava adesso Cesare i risultati della città metropolitana, o quando si parlava delle battaglie che facciamo nei comuni, si evidenzia una cosa: che tu puoi avere le idee migliori del mondo, ma se non hai gli strumenti per metterle in pratica, le idee servono a poco. E allora è molto bello poter dire tutto quello che si pensa gridando alla luna, è molto più difficile cercare di realizzarlo. Anche in un contesto complicato come quello che viviamo oggi, perché un governo che mette insieme tutto l'arco costituzionale è un governo che ovviamente è un governo non politico, perché è ovvio che la Lega, il 5 Stelle e il PD non saranno mai al governo insieme. Ci siamo in questo momento perché c'è stato un fatto straordinario, che è stata la pandemia, ma ci siamo anche perché diversamente sarebbe stato difficile tornare qua e spiegarvi perché nel momento in cui la Lega aveva la possibilità di mettere un freno al delirio del PD e 5 Stelle non ci ha provato. Quindi questa è stata la scelta è stata quella di entrare sia per cercare di fare delle cose, ma soprattutto per limitare i danni, perché quando qualcuno vi dirà sì, ma voi non state riuscendo a fare tutto quello che avete promesso, sì, ma ci sono ancora gli sbarchi, sì, ma siete al governo eppure non avete ancora rinnovato la quota 100, sì, ma siete al governo eppure la flat tax non c'è ancora, tutte queste cose, non potete fare quello che volete voi, e voi rispondetegli che se non ci fosse però la Lega al governo non ci sarebbero lo stesso queste cose, ma avremmo avuto la patrimoniale, perché nel programma di Conte, PD e Leu c'era l'introduzione della patrimoniale, avremmo avuto lo ius soli, cosa su cui il PD continua a battere tutti i giorni, non avremmo avuto 13 settimane di cassa integrazione per i lavoratori delle crisi aziendali, cosa che ha fatto il ministro Giorgetti, e molto probabilmente non solo non avremmo rinnovato la quota 100, ma avremmo già l'applicazione della Fornero da adesso. E quindi
sarebbe meglio o sarebbe peggio? Sicuramente per i nostri cittadini sarebbe peggio. Riusciamo noi lì a portare a casa tutto quello che vogliamo? Certamente no, l'ho detto prima, ma riusciamo quantomeno a contenere i danni. Certo, ci sono poi alcune battaglie che dal mio punto di vista sono dei punti di non ritorno. E il tema delle pensioni, i temi sociali sono di questi. A fine anno scadrà l'applicazione di quota 100, si dovrebbe ritornare alla legge Fornero, e questo vuol dire che dal 31 dicembre fino al 31 dicembre chi va in pensione ci può andare a 62 anni, dal 1 gennaio chi deve andare in pensione il 1 gennaio ci deve andare a 67. Quindi noi avremo uno scaglione di 5 anni di due che lavorano nella stessa fabbrica o nello stesso ufficio insieme. Voi capite perfettamente che non è una cosa accettabile, non è una cosa possibile, ed è ancora meno possibile con la crisi economica portata dalla pandemia. E quindi la Lega, non vogliamo chiamarla quota 100, vogliamo fare la quota 41, se no secondo noi la cosa migliore sarebbe prorogare di un altro anno quota 100 e aspettare di fare una riforma complessiva delle pensioni, anche perché la quota 100 avrebbe costo zero, visto quello che abbiamo risparmiato, ma vogliamo chiamarla diversamente. Sicuramente quello sarà un tema su cui la Lega non solo farà da argine, ma dovrà portare avanti una proposta e dovrà ottenere un risultato, perché di certo il ritorno alla Fornero non è assolutamente accettabile. Tema dell'immigrazione clandestina, sapete tutti chi è il ministro degli interni, è il ministro Lamorgese. Il ministro Lamorgese è quello che ha smontato pezzo per pezzo i decreti Salvini. Noi avevamo fatto delle norme, tra l'altro con Conte e con i 5 Stelle, gli stessi Conte e 5 Stelle che poi le hanno smontate col PD, che avevano un duplice scopo: da una parte quello di smantellare il cosiddetto business dell'immigrazione, quindi smantellare il sistema delle cooperative e dell'accoglienza che in qualche modo a spese della comunità manteneva persone sul territorio indipendentemente dal diritto di starci, perché quello era il sistema previgente. Anche l'immigrato clandestino senza titolo, senza protezione internazionale, stava qui a carico dello Stato per mesi finché non si vedeva respinta la domanda, e poi prendevano il foglio di via in mano e continuavano a girare liberamente sul territorio. I decreti Salvini hanno previsto una cosa diversa, che chi arriva sul territorio prima si verifica se ha i titoli, una volta che si verifica se ha i titoli, entra nei programmi di protezione a spese della comunità, e se non ce li ha non ci è mai entrato e deve essere rimpatriato. Questa politica, unita alla politica dei respingimenti, la cosiddetta politica dei bloccare i barconi, quella per cui Matteo Salvini deve andare a processo, ha portato di fatto ad azzerare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Un qualcosa che sembrava impossibile, ma che abbiamo dimostrato che con determinazione si può fare. Ecco, questa è la forza dello stare al governo. Noi siamo riusciti a fare un qualcosa che sembrava impossibile quando abbiamo fatto la campagna elettorale del 2018 e invece siamo riusciti a realizzarlo. Ora, vi dicevo, al governo chi c'è? C'è chi quei decreti li ha smontati, portandoci allo stato ex ante, cioè esattamente alla normativa che c'era prima. Quindi quello che abbiamo fatto noi l'hanno smontato completamente. Ora è tutto come prima che ci fosse Salvini ministro degli interni. Cosa possiamo fare? È chiaro che noi facciamo battaglia, è chiaro che noi cerchiamo di porre il problema, è chiaro che con la crisi economica che c'è, con la crisi afghana che ci porterà tanti altri migranti che invece avrebbero il diritto di avere la protezione internazionale, porterà prima o poi a dover sciogliere questo nodo. Quindi anche il tema dell'immigrazione è uno di quei temi su cui quotidianamente noi stiamo chiedendo a Draghi di arrivarne a una, perché è un tema su cui la Lega non può accettare che le cose vadano avanti in questo modo. Ma il punto è esserci. Il punto è esserci, perché se non ci fossimo non potremmo fare alcunché. E io sono convinto che se non fossimo entrati al governo, molti di voi, ma anche molti di quelli che magari vi fermano al gazebo e si lamentano, sarebbero stati i primi a dire che eravamo dei pazzi perché lasciavamo il paese in mano ai 5 Stelle, in mano a chi. È la concretezza. È per questo che è importante cercare di impegnarsi nelle elezioni amministrative, quelle che sono state citate prima, per portare i nostri uomini al governo delle città, perché anche lì il tema è lo stesso: bisogna avere i migliori progetti, ma se non siamo nella stanza dei bottoni, se non siamo nelle giunte comunali, non li possiamo realizzare. Si parlava prima delle elezioni di Torino. Guardate, io vi ringrazio anche per chi era presente ieri, perché ho visto tanti amici del Canavese che sono stati presenti al comizio di Matteo Salvini. Io penso che per la Lega del Piemonte già il fatto che su tutti i giornali d'Italia si dica che Torino è contendibile è un risultato straordinario. Cioè, siamo leghisti tutti quanti da tanti anni, io la tessera ce l'ho da più di 20 anni. Ora, il fatto che sui giornali si dia questo per dato, ma il centrodestra c'ha la partita di Torino che è quasi fatta, e poi c'è Milano, c'è Roma. Ragazzi, ma Milano e Roma il centrodestra ha già governato, a Napoli, a Bologna addirittura il centrodestra ha già governato, a Torino non abbiamo mai toccato palla. Quindi vuol dire che siamo stati bravi,
vuol dire che siamo riusciti a costruire un candidato presentabile, vuol dire che la Lega del Piemonte ha una buona salute, probabilmente anche perché diamo come militanza, come eletti, come dirigenti un valore aggiunto che si vede nei risultati e che si vede nel consenso. Io non so come andrà a finire, ma il fatto che già ce la giochiamo e non partiamo soltanto per partecipare è un grande risultato. Anche il fatto che si dia per scontato in una città importante come Novara, ormai praticamente dicono Novara è fatta, no? Novara c'è Canelli, c'è la Lega, non c'è partita, ma capito, ma non è scontato, perché 5 anni fa c'era il PD e la Lega si è portata da sola a Novara contro la Forza Italia, contro il pezzo di centrodestra. Abbiamo vinto da soli, quindi vuol dire che abbiamo governato bene, vuol dire che abbiamo fatto delle scelte giuste. Quindi guardate, anche se il momento non è semplice, perché lo so che non è semplice perché stare al governo è difficile stare al governo nel pieno di una pandemia, è difficile non poter dire tutto quello che si pensa e non vedere dei risultati immediati, ma magari dover sempre vedere dei compromessi, dei piccoli passi e un tamponare i problemi. Siate orgogliosi di essere membri di questa grande famiglia, di questo bravo, grande movimento. Bravo. Siate orgogliosi, bravo. Di questa famiglia. È un presente pieno di successi e di risultati e sicuramente è un futuro che ci vedrà nuovamente tornare al governo di questo paese, perché si tratta di avere un po' di pazienza. C'è anche da dire che purtroppo nessuno poteva prevedere a livello politico che sarebbe successo quello che è successo. Nessuno poteva pensare che in questa legislatura sarebbe arrivata la pandemia, ed è arrivata la pandemia nella legislatura in cui abbiamo il peggior Parlamento possibile, perché comunque ricordiamoci sempre, anche quando si lamentano, che il 34% dei grilli o il 32% dei grilli qualcuno l'ha dato. E quindi se noi abbiamo in Parlamento più di 300 persone che non sanno fare no col bicchiere, non è che è colpa di parte, è colpa di quelli che magari si lamentano e non vogliono fare. Nel momento in cui abbiamo il Parlamento più inadatto della storia repubblicana, è arrivata alla più grande sciagura economica, sociale e sanitaria che potessimo aspettarci. Quindi è una situazione assolutamente bizzarra, assolutamente particolare, ma sia chiaro che nessuno ha intenzione di far diventare questa alleanza un'alleanza politica. Non c'è l'alleanza Draghi, Lega, PD, Forza Italia, 5 Stelle. È un momento emergenziale che abbiamo affrontato in questo modo per i motivi che vi ho spiegato. Quindi questo è, diciamo, il quadro sulle scelte che abbiamo fatto, il quadro sulla situazione attuale. Il referendum della giustizia sono una partita politica molto importante ed è la dimostrazione di come possiamo cercare di spingere da fuori. Perché se da dentro siamo riusciti sulla giustizia a ottenere comunque un risultato importante, che è stato quello con la riforma Cartabia di cercare di risolvere alcune delle storture della riforma Bonafede, il fatto che non ci fosse più la prescrizione, il fine processo mai, tutta una serie di altre storture, grazie alla riforma Cartabia dovrebbero essere superate, anche se non è assolutamente la riforma della giustizia che avremmo voluto noi, è molto anacquata, perché anche quella è figlia di un compromesso tra partiti che hanno posizioni assolutamente divergenti. Ma anche il fatto, ad esempio, sul fisco, di aver mantenuto la mini flat tax per chi fattura fino a 65.000 euro, quindi quella che avevamo ottenuto col governo giallo-verde, qualcuno può dire scontato perché c'è già, ma scontato non è, perché i giallorossi, se non ci fosse la Lega, l'avrebbero cancellata. Quindi noi dobbiamo raccontare queste cose alle persone e spiegare che un modo che abbiamo per incidere anche da fuori, grazie alla forza del partito, è quella dei referendum. La spinta che noi stiamo cercando di dare con le firme, con i gazebo, con il lavoro sul territorio, è quella che da dentro non possiamo dare più di tanto, perché se in Parlamento mancano i numeri per fare la riforma della giustizia che vorremmo, la spinta la possiamo dare da fuori con il referendum popolare. Se noi raggiungiamo il 500.000 di firme, che è l'obiettivo per poter presentare il referendum, noi l'anno prossimo in primavera andiamo a votare e lì la parola va ai cittadini. E quindi, indipendentemente da quello che pensa Conte, Bonafede o 5 Stelle, la riforma della giustizia la possiamo fare. Per questo ci dobbiamo impegnare. Ci sono le elezioni amministrative, ma le due cose non sono in contraddizione. Anzi, il banchetto per la raccolta firme è anche un modo per fare campagna elettorale alle amministrative. Quindi abbiamo ancora un mese di tempo. Vi invito a darvi da fare, a fare tanti gazebo, gli amministratori comunali, a prendere i moduli, andare a raccogliere le firme anche casa per casa, i consiglieri regionali. Adesso dovremmo dare dei target di firme per aiutare, visto e considerato che i banchetti ne abbiamo già fatti molti, ne faremo ancora, ma diciamo che abbiamo in qualche modo l'entusiasmo sui banchetti, il boom c'è già stato, ora dobbiamo andare a cercare la gente casa per casa, dobbiamo farlo. Perché questo è il modo che abbiamo come partito da fuori di far valere quello che dicevo all'inizio dell'intervento,
cioè il nostro radicamento e il nostro essere una cosa diversa che gli altri non hanno, perché gli altri non ce li hanno i militanti, gli eletti, i consiglieri che vanno casa per casa a raccogliere le firme, non ce l'hanno, non aprono le sezioni, le chiudono, aprono i blog virtuali. Noi abbiamo questa forza, facciamola valere per cambiare le cose. E guardate, io non so poi quando si andrà a votare, c'è chi dice che dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, c'è chi dice a fine legislatura, mettiamo pure in conto che si arriva a fine legislatura, che io penso sia alla fine poi la cosa più probabile, non è che manca tanto, perché vuol dire che l'anno prossimo ci ritorniamo qua a settembre e siamo in piena campagna elettorale per le politiche, e lì poi avremo grandi responsabilità perché il centrodestra sarà chiamato a governare e c'è una partita che noi dobbiamo vincere. Noi non possiamo aver fatto tutto questo lavoro e non essere il primo partito del centrodestra. Noi dobbiamo essere il primo partito del centrodestra perché noi siamo la Lega, e soprattutto noi dobbiamo essere il primo partito del centrodestra qui su da noi in Piemonte, qui al nord, che la Lega è nata qui, lì c'è una bandiera, ci sono delle bandiere che ricordano la nostra storia. Noi non possiamo permetterci, anche se ora siamo diventati un partito nazionale, di non essere il partito egemone a casa nostra. Quindi anche se c'è questo momento di sbandamento, questo momento in cui magari la gente non capisce, perché l'ho detto, gridare è sicuramente fa più rumore che costruire, è compito nostro spiegare il perché di certe scelte, ed è compito nostro spiegare che c'è chi è affidabile, chi ha politica di governo, chi ha radici solide, idee chiare e i piedi per terra, che siamo noi, e chi in qualche modo cerca di sfruttare le difficoltà altrui per creare del consenso. Ma le cose si costruiscono con le idee e col saper fare. E oggi la Lega è il partito che più di tutti può dare queste garanzie, anche con scelte difficili, anche con sacrifici, come quello di stare in questo governo che sicuramente dal punto di vista del consenso non ci sta aiutando, ma che sono convinto che sul lungo periodo la gente capirà. La gente capirà perché alcune delle cose che ci siamo detti questa sera, se le spieghiamo, alla fine saranno capite. Si capirà il rischio che c'era di lasciare in piedi un governo di centrosinistra, si capirà i risultati che abbiamo ottenuto e si capirà il perché era fondamentale non chiamarci fuori a una presa di responsabilità, perché se abbiamo ambizione di governare questo paese, di portare avanti i nostri progetti, di fronte a una chiamata come quella di questa emergenza a livello nazionale, a livello globale, non potevamo tirarci indietro. Quindi cerchiamo di spiegare queste cose, diamoci dentro per la campagna referendaria, impegniamoci per l'elezione amministrativa. Adesso vedrò con Cesare e con Alessandro se riuscirò a tornare per qualche altro evento, magari dove si vota in qualche comune, vediamo se siamo il piano o dove, insomma faremo un calendario. Diamoci dentro perché insomma abbiamo ancora tante soddisfazioni da toglierci, e soprattutto abbiamo una grande storia, come giustamente ricordavi tu, ricordando i nostri soci fondatori, abbiamo l'onore e il dovere di portare avanti per tutti quelli che sono venuti prima di noi, ma soprattutto, e mi fa piacere vedere qua tanti giovani, per tutti quelli che verranno dopo, perché la storia della Lega continua e sarà ancora molto lunga. Grazie. Mi rilascio al discorso che facevo qui, ma che parlo adesso, dei soci fondatori. Noi come sezione ne abbiamo uno qua presente questa sera, che è Vito Capocefalo. Allora, consegnati una targa. Vai. Iniziamo una foto di Carlo, ma non ci c'è. Ci onori di una foto con te, Vito? Mezzo e mezzo. Vieni, Vito. Eccoci qua. Paolo. Mascherina su, giù. Bravo, Vito. Bravo, Vito. Bravo, Vito. Onorato, tanto. Grazie. Tu sei onorato di tutto il lavoro. Poi, ahimè, devo consigliare ancora due, però oggi. Allora, questo è il prima della sezione di vita giovane, quel di lavoro,
devi sapere che in questa sezione ci sono dei giovani che sono figli o addirittura nipoti dei soci fondatori. Volevo ringraziare, però stasera non sono presenti, i figli di Salvatore Tramartolo che ci hanno lasciato. Io da lui mi commuovo a parlarne, ho imparato tanto e gliela consegnerò io alla famiglia quando rientreranno. Adesso vorrei consegnare l'altra a buon nome Michele, però voi qua sicuramente lo conoscete tutti come Renzo, perché era conosciuto come Renzo. Vedo che c'è la moglie Silvana, se puoi venire. La figlia. Prendo io il microfono così tolgo loro dall'impasse di dire due parole durante il momento di, potete anche rimanere qua durante il momento di, magari sono emozionate perché certamente ha fatto piacere il gesto e vi ringrazio immensamente. Abbiamo ricordato il futuro per un attimo e il passato per un attimo, scusatemi, io voglio spendere veramente due parole, non di più, per il futuro di questa sezione. Finalmente abbiamo una sede fisica, il gruppo ovviamente, il gruppo Lega, c'era già da prima, la sede ora ci permetterà certamente in futuro di trovarci, di portare avanti tante iniziative, il territorio da qui per i prossimi 2 anni e mezzo, dove si andrà nuovamente a elezioni, avrà una serie di appuntamenti importanti e noi come Lega assolutamente dovremo essere presenti, non dovremo mancare, dovremo dare il nostro segnale, come ha detto Claudio, assolutamente sul territorio. Il gruppo è formato da persone giovani, da persone volenterose, stasera sono tutti qua, mi fa estremamente piacere, da persone un po' meno giovani, più strutturate certamente, la sede ci darà l'opportunità adesso di ritrovarci e di lavorare per il territorio, che per noi come Lega è assolutamente importante. Io su Rivarolo sono consigliere comunale di minoranza, non per forza ahimè di minoranza, è un percorso anche questo, ma come ha detto Claudio, le bandierine vanno messe possibilmente in maggioranza, bisogna entrare nella stanza dei bottoni, noi come Lega dobbiamo andare in maggioranza nei comuni che riguardano, che sono sotto la nostra sezione, è importante andare a dare la rappresentanza Lega in ogni comune quanto più possibile, dobbiamo andare nei comuni, poter amministrare in quota assolutamente Lega, dare una bella presenza sul territorio del partito che rappresentiamo e che dobbiamo assolutamente andarne fieri. Io per primo sono contentissimo di questa sede, sono veramente emozionato per l'inaugurazione perché non vedevo l'ora che ci fosse una sede, che avvenisse l'inaugurazione, oltre che per quel bellissimo ricordo lì, ma soprattutto perché da qua in poi, volgendo lo sguardo al futuro, sicuramente con la sede si inizierà a dare un bel segnale. Un appello, mi fa piacere, ultimamente molte persone si sono avvicinate, il gruppo è cresciuto in forza del fatto che comunque il partito sta lavorando bene, in regione sta dando un bellissimo segnale, a Roma sta dando un bellissimo segnale, la gente acquisisce sempre più fiducia nel partito, si avvicina, vede la bontà e la lealtà del partito e questa è una cosa che mi fa immensamente piacere. Io ho concluso, chiedo scusa se mi sono dilungato, ma ci tenevo a esprimere questo pensiero. Ovviamente tutto si porta dietro sempre delle difficoltà, le difficoltà che comporta un gruppo quando cresce, delle incomprensioni,
succede tante volte, le abbiamo sempre risolte, siamo sempre dato avanti e con le difficoltà che ovviamente si cresce. Mi viene da dire per aspera ad astra, ok, concludere con questa locuzione latina, attraverso le difficoltà verso le stelle. Io, se non ci sono altri interventi, direi ringrazio veramente tutti. Paolo, grazie, grazie Ale, grazie Riccardo, grazie Cesare, grazie l'amico Claudio. Un abbraccio virtuale a tutti, sono contentissimo che numerosi qua, addirittura fuori nel balcone, ciao Alessandro, ciao a tutti. E in fondo c'è il buffet, se avete piacere per rimanere ancora un attimino insieme, ci fa certamente piacere. Grazie di cuore a tutti.